figgy pudding. Now bring us the figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Abbiamo fatto lo scoppio. Allora, avevamo là sopra messo Erode. Ciao, ciao cara. Allora dicevamo, lì sopra c'era Erode, che adesso poi è in giro e te lo farò vedere. Dentro intanto c'è la Madonna delle Grazie. Erode. Il bambinello. Giuseppe. Non so se siete distratti un attimo con quel cecchino. Sì. Ma stai registrando? Sì, adesso sì. Allora, tu sei questo, lei è Giuseppe, e lei è l'Angelo Gabriele. L'Angelo Gabriele. Che è comunque la nostra... L'Angelo Gabriele. Erode. E qua c'è Erode, che era là sopra a questo controllare tutto. Questo è Giuseppe. Giuseppe. Maria, dov'è che l'hai lasciata? È scappata via. Alle capanne. Alla capanna. Dov'è? Dentro? In chiesa? Dai. Sai che cosa fai? Qui c'è più luce, Rosario. Qui c'è più luce. L'angelo. Sì, dai. Allora, c'è Maria e la capanna. Guidali un poco che io... Lieto di conoscere la mamma di Gesù. Maria. E l'arcangelo Gabriele e Giuseppe. Nelle varie postazioni. Dai, sì. Allora. Facciamo intento, vieni anche, puoi venire anche tu, Maria. C'è uno, le tende per fare. Qui abbiamo? Si spostano, questa è la capanna. Ah, ecco, questa era la capanna. Si mettono in due. Giuseppe, vieni. Dai, facciamo una rievocazione, Maria e Giuseppe. Maria. Che è andato a mangiare. Ecco. Questa è la capanna, ovviamente dopo... il diluvio abbiamo fatto tutto in fretta e ormai il bambinello è a casa c'erano sua. Anche gli angioletti. Giustamente, giustamente. Degli angioletti dentro? Che centurione altissimo. Centurione era uomo guerriero, quindi andava benissimo. Il coro degli angeli, sì. Dentro cosa c'è, scusa? No, dentro la chiesa. Gli angioletti che cantavano. Peccato. Ma noi... Però quando lo mando in diretta. No, è su YouTube. Su YouTube. Ma facciamo una foto noi. Stiamo passando con l'arcangelo Gabriele che mi spiega le postazioni. Ah, le varie postazioni. Ecco, sì. Qua fanno le
piccola c'è, le zeppole. Un prodotto tipico. Le zeppole, le donne di Betlemme, dicevamo. Sì, le donne di Betlemme. Mi fanno la ripresa, fanno le Scusi. Zeppole. Eccole là, vabbè, ormai questo è un classico, un classico di tutti i presepi viventi con le zeppole, no? Questa è la falegnameria. Sì, sì. E questa qua è la nostra tradizione antica, si chiama l'adera. Ed è da prima del 1600, sono le fiaccole che aprono la novena della festa della Madonna delle Grazie e della Donna. Non c'è nessuna che funziona, no, attualmente? No, quelle si accendono col fuoco normale. Qua ci sono invece, fanno la ricotta, le donne che fanno la ricotta, i formaggi. Tutta tradizione sinopolese, ricotta e formaggi praticamente. Okay. Sì, sì, sì. Peccato che sia arrivato. Peccato per il diluvio che non sono potuto venire prima. Qui cosa abbiamo? Qua prodotti tipici, qua ormai stanno montando, facevano la trippa prima, una cosa molto tipica. La trippa, buonasera. Ormai è finita. Alla bottega di Betlemme. Alla bottega. Ah, trippa finiu. No, non ne mangio, grazie. Qua sopra? Comunque, ci sono stati tanti clienti qui alla... Ovviamente, molto bene. Possiamo aprire soltanto il lupino. Grazie. Un lupino, dopo, grazie. Qua c'è la sinagoga. Andrea, avanti. Questa è la sinagoga dei ragazzi che ormai vabbè, sono anche loro andati certo, via. Ecco qua. Signore sia con voi. E bravo, con ecco, questa è fatta dai ragazzi del liceo. Qua ormai stiamo montando pure, c'erano le pagnotte. Okay. Ecco qua. Qui abbiamo fatto, qui fanno le... Dove sei? Con la farina, le donne sì, che sì, fanno sì, il pane. Abbiamo... Ah sì, il pane. L'avevo visto prima, con tutti gli arnesi antichi. Questo è il mulino invece. Certo. Ah, bello. C'è la farina. Ah, ecco. Poi il bambino che facciamo... Si faceva... Cosa facevate qui? La farina? La farina. E qua c'è l'osteria. Con il mulino per fare la farina. Certo. Beh, era una bella ambientazione, ecco, certo. Peccato per la pioggia. Peccato. E qua c'è l'osteria. L'osteria, certo. Con gli uomini e il vino. C'è il centurione che invece di fare la guardia mangia e beve. Non so dove è il rosario per il saluto finale. Ma anche i centurioni si devono nutrire. Hai ragione. Quindi eravate tante comparse della... Sì, eravamo in tanti, poi c'erano... Ecco, quella là invece è la nostra Madonna, quell'originale, il quadro antico ritrovato, che è stato restaurato, il baldacchino. Quando è la festa? L'8 settembre. L'8 settembre. Quella viene scesa ogni 10 anni, da là sopra. L'8 settembre. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in.